Le chiavi sono sul tavolo. Prendile, così possiamo andarcene. Non sono sicuro di volerlo lasciare così. È arrivato col furgone, come avevamo chiesto. Ha persino pagato il suo socio per non creare problemi. Ma se hai dei dubbi, perché rischiare? Dobbiamo muoverci. Hai le chiavi, quindi guida. Forza, leviamoci dalle palle. Guida bene verso la città. Non vogliamo poliziotti attaccati al culo. Quel povero bastardo lì dietro. Non hai idea di cosa lo aspetta. Quanto si prendeva? Il 5%? Circa, ma non potrà spenderli. I federali lo terranno d'occhio per il resto della sua vita. Forse gli andrebbe meglio se lo uccidessimo e basta. Se c'è una cosa che ho imparato in Vietnam, è che è sempre una buona idea sventolare qualcuno usandolo per attirare l'attenzione. Poi si scappa. Dimmi un po', qual è la cosa più assurda che hai visto laggiù? Meglio se non lo sai. Senti, io sono un contribuente e ho il diritto di sapere come vengono spesi i miei soldi. Ah, Giorgi Marcano paga le tasse. Certo che sì, cazzo. È così che hanno beccato Al Capone. Non voglio finire al fresco per una stronzata simile. Allora, vuoi rispondermi o no? Eravamo sulla costa del Quang Nai a far evacuare i civili prima che arrivasse il nemico. Comunque, li stiamo caricando su una nave medica e arriva questa donna. Aveva un bambino sotto un braccio e sotto l'altro un maiale. Inizia a salire sulla rampa. La ferma un soldato e le dice che può portare solo uno dei due. Quindi lancia il bambino in acqua. Il soldato si incazza. Dice a qualcuno di tuffarsi a prenderlo. Urla addosso alla donna, le chiede cosa cazzo le fosse saltato in mente. Sai cosa gli ha detto? Gli ha detto: posso sempre fare un altro bambino. Cristo santo! Sei tu che hai insistito. Credevo che mi avresti raccontato la storia di un tizio a cui era saltato in aria il cazzo o roba del genere. Porca puttana! Non era colpa sua. Non è come pensi. Le condizioni lì... Cristo, pensaci. Un giorno hai del bestiame e ti occupi del tuo riso. E il giorno dopo è tutto raso al suolo dalle bombe. Se la metti al muro, la gente fa di tutto pur di sopravvivere. Spero almeno che quel maiale fosse ottimo. Le guardie probabilmente non gradiranno vederti entrare così armato. Lascio tutto sotto il sedile. Vediamo se questi documenti falsi valgono qualcosa. Segnale per muoverci e quando dico qualcosa sul caldo. Tutto a posto. Dove cazzo stai andando, Lincoln?
si va. Mettete i documenti sul vetro. Siamo della squadra di incenerimento. Ehi, amico. Che cazzo ci fa questa merda qui? Azione positiva. Sai com'è. Questo paese sta finendo nel cesso. Vuoi seguirmi? Tu invece vai e prendi quelle borse sul furgone. Portale all'inceneritore. Quanto avete addosso? $238,546. Piccolo taglio. La signorina Gale ti chiamerà in ufficio quando avremo fatto e ti confermerà la consegna. Grazie mille. Devi dichiarare quel fucile. Hai qualcosa addosso? Ancora in prova. Bene. Un problema in meno per me. Puoi riprendertelo quando esci. L'inceneritore è nel seminterrato, da questa parte. Non vi ho mai visti da queste parti. Sono stato in Georgia per un po'. Lui è appena uscito dal servizio. È più di un anno che mio cugino cerca di farsi prendere. È partito due volte con la Marina, ha le medaglie che gli escono dal culo e il governo gli ha risposto grazie, ma no, grazie. È la più grossa stronzata che abbia mai sentito. Che tristezza. Un bianco timorato di Dio non trova lavoro, mentre un negro che barcolla viene assunto al volo. Spero che non vi stiate facendo le seghe a vicenda là dietro. Vaffanculo. E che cazzo? Non credevo aveste così tanto oro. Washington lo sposta in continuazione con la scusa della guerra. Oggi è qui, domani va a Dallas, poi torna indietro. Non capisco che senso abbia. Eccoci qua. Metti i sacchi su quel tavolo. Non l'ho mai fatto prima. Pensavo fosse più grande. L'importante è che funzioni. Dà problemi solo quando si intasa la canna. Cazzo, che caldo che fa! Usavamo il carbone, ma un annetto fa siamo passati al cherosene. Ha una fiamma più costante. È venuto un tipo e ha provato a convincermi a passare al cherosene. Quello sì che era un coglione. Dobbiamo muoverci. Danny ed Ellis arriveranno a momenti. Un attimo solo. Occupati delle guardie. E vedi di non fare casino. Non voglio ritrovarmeli addosso. Lo so fare il mio lavoro. Hai presente quella casa che stiamo affittando? Ho chiamato ieri sera, ho detto che la volevo vendere e che dovevo andarsene in due settimane. E l'uomo, si chiama John, inizia a darmi addosso. Mi dice che il contratto gli dà diritto a un preavviso di 30 giorni e mi chiede come fa a trovare un altro posto in due settimane. Allora gli dico che non è un problema mio, che è la mia cazzo di proprietà e che ci faccio quello che voglio e che se tira fuori anche...